Capisci che cos'è questa? Il pane era fermo, cacchio. Sto per finirlo. L'ho asciugato 10 giorni al sole. Però finisce. È sasso. Cacchio, non si rompe. Spacco il vetro. Ah. Sai a cosa serve questa panera ferma? Io la metto in qualche suppa. La scarpetta, come si chiama? Sai a cosa serve? Questa va a nutrire il tuo intestino grosso. Hai problemi? Mangia pane raffermo. Perché mangi pane fresco? Aspetta che anche le briciole le metto qua. Che cacchio me ne frega. Perché mangi pane fresco? Perché mangi pane fresco? Metto anche il coperchio e ogni tanto me lo mangio. Metti a asciugare e mangi. Ah, tu preferisci così? Pane integrale? Mangio pane di segale? Sì, pane colorato. Va bene, non guardare là, là è il sale che lo devo ancora battere, sale marino. Comunque, allora, io ho mangiato, me ne prendo un altro po' di semi di zucca, tu di questi li mangi? No, vabbè. Morale della favola, il pane raffermo costa poco, niente. Val Caritas ti lo danno gratis il pane. E tu lo metti a asciugare? No, io lo metto in frigo perché dopo quando lo tiro fuori lo riscaldo in microonde, è come fresco. Sì, sì. Poi dici che sei malato. Ma non ti sembra che vai un po' troppo dietro i tuoi gusti? Io bevo il latte per avere il calcio. Ecco, qua è il calcio. Sesamo. Zum zum a cruizza. Sesamo, apriti. Sesamo bianco. Qua, calcio. Devo fare 3 minuti e non guardare il mio olio. Vabbè, devo lavare i piatti, lo lavo dopo. Hai capito? Il pane refermo, la frittata di mano. Tu? Usi il pane refermo? No? Vai a studiare. Vedi quanto è buono. È una tocca sana. Perché là si sono cambiate certe strutture molecolari, non sto a spiegarti. Se fanno 3 minuti. Perfetto. Facciamo 3 minuti e ricordati, tu che c'hai problemi, specialmente con intestino irritabile, cose varie, intestino grosso. Prima che fai canguro all'intestino grosso, prova un po' di pane raffermo, almeno 2 o 3 volte alla settimana. Anche semplicemente con acqua a cavolo. Lo bagni un po'. Se no lo tieni in bocca e lo insalivi bene. Vabbè. Beati voi, mangiate soltanto pane fresco.